con il direttore sportivo Max Andreatini. Direttore, parliamo di beffa? Possiamo parlare tranquillamente per quello che si è visto nel secondo tempo e poi in quei minuti finali dove è successo qualcosa di clamoroso. Sì, dispiace perché la squadra ha prodotto tantissime azioni da gol con parate incredibili del loro portiere e quindi avremmo recriminato probabilmente anche per un pareggio. Poi purtroppo il destino ha voluto anche diciamo, incidere ancora di più sul rammarico perché c'è un fallo di mano clamoroso, non fischiato, visto da tutti tranne che dall'arbitro. E dove in quell'azione il proseguimento porta alla rete della Virtus Verona. Che dire, io devo solo fare i complimenti alla mia squadra perché oggi, ripeto, ha profuso uno sforzo incredibile cercando di portare la vittoria che ci avrebbe regalato un sogno in cui tutti noi credevamo, in cui qualcuno ce l'ha tolto per un errore. Un errore quello di oggi clamoroso, ma gridano vendetta anche due pali colpiti in quell'azione rocambolesca. Credo che qualcosa di simile si veda raramente su un campo di calcio. Come hai detto tu, io penso che sulle azioni da gol, specie i pali e le parate, appunto, come dicevo prima, si veda raramente anche come gesto tecnico, anche in categoria superiore. E quindi il rammarico è quintuplicato. Guardiamo anche un attimo alle spalle, direttore, qui dietro uno splendido striscione che ci hanno regalato i nostri tifosi questa mattina, un segnale importante di questa tifoseria che ha apprezzato lo straordinario cammino della squadra. Non mi sorprende più, la nostra tifoseria ci dà sempre quel qualcosa in più, quell'amore, quella identità che poi i ragazzi trasformano in campo e fanno sì che in quei momenti dove magari non riesci ad arrivare con la forza arrivi con il cuore. Quindi io lo dirò sempre perché ormai aspettiamo solamente la riapertura per rivederli con noi al nostro fianco e penso che quest'anno, più che mai la loro mancanza, specie anche in trasferta, si è sentita mancare. E colgo appunto l'occasione, questa è l'occasione giusta per farlo pesare questo, perché la tifoseria è troppo importante, per noi specialmente, perché è calorosa, perché non ci ha mai fatto mancare l'apporto anche nei momenti difficili, perché no, non scordiamoci che questa squadra è stata brava a riprendersi e oggi sarebbe stato giusto coronargli un sogno attorno a questi ragazzi splendidi che ringrazio pubblicamente e che oggi meritavano di più.